Prima era Eros e Michelle, poi solo Eros e solo Michelle. Avanti veloce per 20 anni. 16 febbraio 2022. Durante la prima puntata di Michelle Impossible, i due ex si sono scambiati un tenero bacio. E come tutti i baci che si rispettano, scatta il post sui social. Due cose ci salvano nella vita, amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. L'enorme sorriso di Michelle ce l'abbiamo. Ma non basta. Eros è inarrestabile. E in un altro post cita l'amore per la vita, Vasco Rossi, Steve McQueen. Non gli hanno hackerato il profilo, vero? Ma cosa c'è tra loro al netto dei pettegolezzi? Siamo amici. Siamo qui per coronare questa amicizia in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme. La figlia Aurora posta anche lei il bacio di mamma e papà, scrivendo che bello. Tutto molto bello. Non vi basta? Michelle ha baciato anche Ilary Blasi, se vi può interessare, ma al momento tra le due non è scattato nessun post social contenente dichiarazioni d'amore. La morale di tutta questa storia è che i due si sono lasciati bene, almeno a favore di telecamere e social. E a telecamere spente?